Ma sto nel nostro seminario solamente per qualche mese. Oh, quel che basta per manipolare le coscienze più deboli. La collaborazione di Roncalli con radini tedeschi, che simpatizza con quelle teorie, mi costringe a portare la cosa all'attenzione di Sua Santità Pio X e a convocare Roncalli per un chiarimento. Posso almeno annunciarglielo? Se ci tieni al posto che ti ho trovato in curia, stai lontano da lui, sarà meglio. Speravo di poter incontrare Mattia qui a Roma, ma mi hanno detto che è all'estero. Nemmeno io ho avuto più occasione di vederlo, da quando mi hanno sospeso dall'università. Puoi immaginare che dolore sia stato per me. Sì. Sono tempi difficili per chi vuole esprimere le proprie convinzioni liberamente. Lo so, ma dobbiamo restare uniti. Chissà se un giorno sarà possibile. Angelo, è meglio che non ti vedano insieme a me in Vaticano. Sul serio? Sì. Ah, Signore Dio, aiutaci. Al Vaticano, per favore. A presto. E sappiamo che tenete corsi in classi femminili. Insegno a delle donne, ma certo. Così come le ascolto in confessione e le comunico. Non capisco perché questo debba destare scalpore. Non è una questione di scalpore, Roncalli. No, io volevo soltanto che foste voi a confermarmi che non ci fossero ombre. Anche per quanto riguarda le vostre lezioni, che spesso toccano temi modernisti. Io credo che non vogliate colpire la mia persona, vostra eminenza. Nessuno vuole colpire nessuno, Roncalli. Vogliamo soltanto capire che cosa accade a Bergamo. A Bergamo c'è un vescovo, eminenza, che è vicino ai suoi fedeli, che li difende dai soprusi e da chi li vuole sfruttare. E per quello che vale, io resterò al suo fianco finché Dio gli darà vita. Don Angelo. Le sue condizioni sono sempre più gravi. Chiaramente le notizie da Roma non lo aiutano a superare la crisi. Lo so. Grazie, dottore. Soltanto dei chiarimenti. Devi farmi una promessa. Sì, eccellenza. Qualunque cosa. Voglio che sia tu a chiudermi gli occhi. Quando verrà il momento. Per favore. I vostri occhi devono restare aperti il più lungo possibile, eccellenza. Capiscono il mondo meglio di chiunque altro.
Ti prego, non piangere. Avanti. Scusa, Roncalli, ma questo passo dove scrivi che il successo del Partito Popolare rappresenta una vittoria del pensiero cristiano non sembra riflettere le idee del nostro vescovo, che infatti ti consiglia di rivedere questo articolo. Secondo il vescovo Morelli, tutto quello che scrivo dovrebbe essere rivisto. Oh, beh, lui ti ha ereditato da Monsignor Radini Tedeschi. Hai ragione, non mi avrebbe mai scelto, forse. Ma neanche io, probabilmente. Cosa vorresti dire? Che dopo essere stato accanto a un uomo di grandi idee, come Monsignor Radini Tedeschi, solo l'obbedienza mi costringe a servire il vescovo Morelli. Angelo, per favore, vieni. Carla. Il bambino sta bene. Carla ha più bisogno di voi ora che di me, Don Angelo. Giulietta. Carla. Angelo, ho paura. Ho paura. Sei sempre stata tu la più forte. Sto morendo. Non è facile. Lo so. Voglio pregare con te. È troppo tardi per pregare. Adesso. Il Signore sa aspettare. C'è sempre, quando ne hai bisogno, quando lo chiami. Io pregherò da qui, e tu da lì. In questo modo ci sentiremo vicini. Come quando eravamo piccoli. Sì. Puoi continuare a pregare da sola. Tu da qui e io da lì. Così ci sentiremo vicini. Sei sicuro? Sì. Marietta, ti voglio tanto bene. Hai cura dei nostri figli. Sì. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Battezzalo, Angelo. Adesso. Prendetemi del sale. Come vuoi chiamarlo, Carla? Voleva chiamarlo Angelo. Angelus, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
ti costrinsero ad andare lontano, più lontano di quanto io potessi immaginare. 10 anni in Bulgaria come visitatore apostolico. E lì, grazie alla tua umanità e alla tua intelligenza, riuscisti a trovare un dialogo con la Chiesa ortodossa, cominciando quel lavoro per l'unità dei cristiani che avresti perseguito per tutta la vita. Poi un incarico ancora più gravoso, delegato apostolico per la Grecia e per la Turchia. C'era la guerra allora, che trasforma il mondo in un ossario, scrivevi. E se il compito del sacerdote in quei momenti diventa quello di aiutare gli oppressi e perseguitati, tu lo svolgesti incessantemente, senza stancarti, a volte anche a rischio della tua vita. Mi arrivarono notizie da Istanbul, allarmanti. Pardon, Istanbul ne kadar var acaba? 1 saat. 1 saat. Cosa ha detto? Quanto ci vorrà ancora, Don Paolo? All'incirca 1 ora, Vostra Eccellenza. Ah, Istanbul, Atene, avanti e indietro. Sapete quante volte l'abbiamo fatto? Siete stanco? Sì. Sì, però è solo con il lavoro. Solo con la nostra presenza che riusciamo a mantenere delle buone relazioni con il patriarca. Ma signore, che caldo che fa! Forse il colletto, eccellenza, che è troppo stretto. Visto che le leggi di Atatürk ci obbligano a vestire in abiti civili, non vi conviene mettere la cravatta? No. Io non ci rinuncio al mio colletto, no. È giusto che cattolici, ebrei e musulmani non si distinguano per i loro abiti, però... Però adesso che la guerra confonde e tormenta gli animi, dobbiamo dare un segno certo che li rassicuri. Hm? Poi mi ci vedete a trattare con il patriarca di Atene? In cravatta? Teşekkürler. Çok adiler. Don Paolo, dobbiamo comprare delle medicine per i rifugiati. Avete dei soldi? Beh, se vogliamo chiamarli così. Tutto lì. Posso togliermi qualche dente? Ne ho 2 d'oro. Ah, mio Dio, no. E poi dovremo pagarvi il dentista. Beh, c'è mio zio. Lui è dentista. Davvero? Don Carlo. Questa è la posta che è arrivata oggi e questa è la corrispondenza dei rifugiati che dobbiamo inoltrare in Italia, in Romania e in Francia. Mi sembra di essere diventato un postino. Il mio problema è che faccio troppe promesse. Il vostro problema è che riuscite a mantenerle. Sì, ma se non arriva il contributo della Santa Sede non potrò più farlo. Guardate che è arrivato. Don Carlo, era la prima cosa da dirmi. Sì, scusate, ma sono stato finora con una famiglia armena di 6 persone che cercava un ricovero. Gli avrete detto che non possiamo accogliere altri rifugiati? Gli ho detto di provare dalle suore di Sion, forse... Bravo. Forse lì c'è ancora posto. Ah, c'è anche David in giardino, che vi sta aspettando. C'è David? Mi è sfuggito. Don Carlo... Mangiate un po' di pesce, è un toccasana per la memoria. Il comando tedesco ha bloccato una nave rumena, la Tiar, era diretta a Haifa. Sembra che vogliano dirottarla verso la Germania. Cosa trasporta? Scorie ferrose.
E perché i tedeschi sarebbero interessati a delle scorie ferrose? Il rabbino si faceva la stessa domanda. Tutto a posto? Sì. Ho pagato un marinaio che ci farà ispezionare la nave, però dobbiamo essere prudenti. Ma possiamo fidarci? Certo, gli ho dato solo la metà di quello che gli ho promesso. Sembriamo dei ladri invece che preti. Eccolo, il segnale. Andiamo. Sono tutti bambini. Sono tutti bambini ebrei. Ma quanti sono? Quanti sono quanti? 600. Non è possibile. Voglio andare da loro. Fatemi andare da loro. Ma non possiamo lasciarli qui. Non li possiamo lasciare qui. Buonasera. Monsignor Roncalli. Ambasciatore Gallo. È così raro avervi come ospite. Oh. Mi sento davvero onorato. Il mio spirito di sacrificio mi permette, ma solo di tanto in tanto, di sopportare la compagnia dei tedeschi, stemperata per mia fortuna dalla piacevolezza della vostra, ambasciatore. Vi ringrazio davvero. Ah, colonnello. Eccellenza. Ero in chiesa domenica. I miei complimenti per i progressi che avete fatto nella lingua turca. Ma, se devo essere sincero, preferisco ascoltare la messa celebrata tutta in latino. Oh, anch'io. La mia lingua deriva dal latino. Ma se per un attimo considerate che siamo ospiti della Turchia, sarete d'accordo che perlomeno il Vangelo sia letto in turco. L'ambasciatore von Papen. Non sapevo di trovare qui anche lui. Altrimenti non avremmo avuto il piacere? Come uomo di Dio, accetto il volere del Signore. Chiedo scusa. Prego. Signora ambasciatrice. Buonasera. È un onore avervi qui. Grazie per avermi invitato, piuttosto. Come avrei potuto rinunciare alla vostra presenza? Ambasciatrice? È un piacere. So che mi avete cercato. Se è per quel libro di leopardi che mi avete prestato e che non vi ho ancora restituito, non vi preoccupate, ve lo farò avere al più presto. Sapete molto bene perché vi stavo cercando. I vostri uomini mi seguono dappertutto. Quella nave rumena deve salpare per Haifa. Impossibile. Ordini da Berlino. La nave salperà al più tardi, dopodomani. Per dove? Destinazione sconosciuta. Auschwitz. Treblinka. Sempre che ci arrivi, perché spesso le affondate col loro carico umano non appena raggiungono il mare aperto. Vi prego, aiutatemi. Quando ho potuto l'ho fatto. Sì, per piccole cose, per tacitare la vostra coscienza.
Ma siccome stavolta è davvero rischioso, avete paura di esporvi troppo e vi capisco. Sapete che cosa dicono di noi? Che siamo come due ladri che fingono di litigare di giorno per poter rubare insieme di notte. No. Per salvare delle vite umane. Lo sapete che quella nave è piena di bambini disperati. Bambini che cercano le loro madri che non potranno più rispondere perché ormai non sono che un mucchio di cenere. Basta, smettetela. Avete ragione. Non si riesce neanche a pensare alla morte dei bambini. Sì, avete ragione. Ci stanno spiando. Venite a tenere compagnia all'ambasciatore. Il vino mi aveva illuso di riuscire a sopportarne la presenza. Per il ricevimento della settimana prossima vorrei chiamare. Anche se trovo il suono del pianoforte più riposato. Scusatemi, signora von Papen. Potrei parlarvi un momento in privato? Certo, Don Angelo. Con permesso. Perdonami. Prego. Posso darvi una cosa? Tenete, non vi ingombrerà. Che cosa intendete? Ma che cos'è? Appartiene a una piccola ebrea. Pensavo di riportargliela, ma temo che non ne avrà più bisogno ormai. Mi dispiace. Adam, all'Adam, all'Adam. Adam, all'Adam, all'Adam. Se è impossibile far ritornare in Palestina quella nave, faremo scendere i bambini. Ma non è possibile. David, senti. Ho inviato un fonogramma alla Santa Sede. Gli ho chiesto di inviarmi dei salvacondotti. Li compileremo con le generalità dei bambini e così li faremo sbarcare. Ci siamo riusciti altre volte? Sì, ma... ma si tratta di 600 persone, eccellenza. E quella nave salpa stanotte, Don Angelo. Per questo dobbiamo fare in fretta. Rabbino, non dovete perdervi d'animo adesso. Quando arriveranno i salvacondotti, avremo bisogno anche dei certificati di immigrazione. Naturalmente con i nominativi di tutti i bambini che sono sulla nave. Riuscirete a procurarveli? Non lo so, io... Bisognerà che senta i nostri fratelli in Romania. Ci proverò. Heil Hitler. Sedetevi, colonnello. Questi sono i documenti che riguardano la nave originariamente diretta ad Haifa. Ma non riguardano l'ambasciata. Ho i documenti! I fratelli di Bucarest hanno fatto un miracolo! Grazie a Dio. Baruch Hashem. Sì, sì. Vostra Eccellenza! Vostra Eccellenza! Alla dogana hanno fatto problemi. Ah, oh, finalmente! Roma vi raccomanda di usare molta cautela, Eccellenza. Sì, va bene. Berlino vuole che il cargo raggiunga la Germania il più presto possibile. Perché? C'è qualche problema? Naturalmente, temiamo l'intervento della comunità ebraica. E anche... quel prete cattolico, ho la sensazione che stia cercando di fare qualcosa al riguardo. Sì,
Quello che l'altra sera era al ricevimento all'ambasciata italiana, il vescovo Roncalli. I nostri servizi lo conoscono molto bene. Non rappresenta un vero pericolo, ma per prudenza abbiamo deciso di anticipare la partenza della nave. Ci basterà la vostra firma, Eccellenza. David, la nave salpa stanotte alle 2. Abbiamo 8 ore. Dobbiamo fare in fretta. Eccellenza, siamo troppo pochi, non ce la faremo mai. Sì, avete ragione, Don Paolo. Che state aspettando? Andate a sparecchiare. Volete farvi aiutare dai rifugiati, ma penso che pochi sappiano scrivere. Tutti sapranno copiare, eh? Su, sbrighiamoci. Solo voi potevate pensarci. È stato Dio a suggerirmelo. Ha delle lampade. Ci servono lampade. Va bene. C'era là che è rimasta. Dovrebbe bastare. Mi fa male. Tutto tranquillo? Sembra di sì. Anselin Josephine, Ashman Apollona. No, no, questi sono sbagliati. Il nome del padre va qui. Devono essere perfetti, altrimenti li rifiutano. Eccellenza. Padre Angelo, va pur vista a son ragalga, Jack. Sta dicendo che la nave salperà fra un'ora. Ma non è possibile. Doveva salpare alle 2. Ieri mezzo e meglio, vi ho sabbenito il durillet. Quanti ne abbiamo compilati? 2, 300. 320. Non ce la faremo mai. Oh, sì che ce la faremo. Rimettetevi al lavoro. Riempiamone altri 10. Altri 20. E poi andiamo alla nave. Ha ragione. Come sarebbe? 10, 20. E gli altri? Li mandiamo a morire solo perché sono gli ultimi della lista? Riprendete subito il vostro lavoro. Ci vediamo fra mezz'ora, direttamente fuori. Padre, rischiamo di perderli tutti in questo modo. Abbiate fede. Perdonatemi, Vostra Eccellenza, ma il Vescovo Roncalli chiede di poter conferire con voi. Eccellenza, vi ho chiesto di darmi aiuto e me l'avete negato. Forse perché vi ho messo in difficoltà, chiedendovi un favore troppo grande. E così mi son detto, Angelo, da buon cristiano, Sua Eccellenza ti vuole aiutare. Ma le tue richieste devono essere ridimensionate. Allora vi prego di aiutarmi a risolvere questo piccolo problema. Su quella nave ci sono 600 bambini. Oh. E noi non riusciamo a compilare tutti i salvacondotti in tempo. Probabilmente possiamo salvarne solamente la metà. Ecco, vi chiedo di aiutarmi a scegliere chi sacrificare e chi no. Ecco, questa è la lista. Dunque, questi hanno cognomi tedeschi. Che cosa pensate? Li salviamo? E questi sono gemelli. Quale dei due dovremmo salvare? E queste sono due ragazze che hanno più o meno l'età delle vostre figlie. Signora ambasciatrice, voi siete una mamma. Sapete, voglio dire che... Basta! Non vedete in che stato è mia moglie? Oh, vi prego, perdonatemi. So che il vostro cuore è sconvolto quanto il mio, ma non può che essere così, sapendo che dei bambini stanno per andare al massacro. Spero abbiate apprezzato il fatto che non vi ho più disturbato con questa incombenza, perché ho cercato di cavarmela da solo, ma quello che mi manca ora è il tempo. La nave parte fra meno di un'ora. Voi potete fermare quella nave se volete. Voglio dire, ritardarne la partenza. Non è così. Thank you.
Davvero non posso. Franz! Ti prego, Marta. Voi non capite. Non avete il diritto. Per favore, andatevene. Andatevene! È giusto. Perdonatemi. Io non sono che un prete. Siete voi che avete potere di salvare qualcuno. A me resta solo la compassione. E così poco tempo. Ma dove sarà andato? Non vi preoccupate, arriverà. Che ore sono? Guardate, eccolo. Presto, presto. Padre, dobbiamo correre. Siamo riusciti a compilare solo 370 lasciapassare. E per gli altri offriremo dei soldi. Ho preso tutti quelli che avevamo in cassaforte. Se posso chiedervelo, dove siete stati? Sono andato a pregare una persona di aiutarci. Lui non ha avuto orecchi per me, ma Dio è sempre in ascolto. Capitano! Capitano, per favore! Fermi! Fermatevi. Per favore! La Santa Sede ha preso sotto la sua protezione i passeggeri di questa nave. Ecco, qui ci sono i salvacondotti per ognuno di loro. È troppo tardi, padre. Stiamo partendo. I miei uomini si preparavano a salpare. No, forse non sono stato chiaro. Il Santo Padre ha disposto che tutti i passeggeri siano sbarcati. Padre... Forse sono io a non essere stato chiaro. Abbiamo l'ordine di salpare immediatamente. Capitano, aspettate per favore. Abbiamo del denaro. Capitano, devo conferire con voi. In quanto a voi, padre, non muovetevi da qui. Capitano, nuove disposizioni. D'accordo. Bene. Allora, la partenza della nave è stata rimandata. Grazie a Dio. L'ambasciata tedesca ha ordinato un'ispezione sanitaria per domani mattina. Ah, ecco. Grazie. Eccellenza. Volevamo restituire la scarpina. Perché quella bimba possa correre felice per le strade di Haifa. Grazie. Von Papen, eccellenza. Dobbiamo litigare di giorno. Per poter rubare insieme la notte. Se penso a quanto vi costerà tutto questo. Pochissimo. Quanto pensate che possa valere la vita di un vecchio di fronte a quella di un bambino? Di 600 bambini. Grazie. Grazie. È finito, bambini. È finita. Addio, addio. Si torna a casa. Addio, addio. Venite. Addio, addio. Tornerete a Haifa! Domani tornerete a Haifa! Dio ti ringrazio! È finita! Siete liberi!
Forze corazzate americane hanno appena superato le linee nemiche ad Avranches. Gli alleati hanno occupato Rennes, Le Mans e ora puntano verso Parigi. I sovietici hanno invece riconquistato la città di Leopoli. La Turchia ha rotto le relazioni diplomatiche coi paesi dell'asse. Tutti i cittadini tedeschi e austriaci residenti nel paese devono abbandonarlo o verranno internati in Anatolia. Gesù è morto per proclamare la fraternità universale. Il punto centrale del suo insegnamento è la carità. E il trionfo della carità è possibile, Franz. Il vostro gesto lo dimostra. Voi avete compiuto una missione altamente edificante e la vostra partenza è per me motivo di profonda tristezza. Saranno momenti difficili. Dovrete rispondere non solo al vostro governo, ma anche a quello degli alleati. Vi benedico e prego per voi. Ma se mai un giorno aveste bisogno, sappiate che io vi aiuterò, come voi avete fatto con me. Franz, Don Angelo ti ha mandato questo. Quel giorno non tardò ad arrivare. Nel 1945 Franz von Papen, insieme a molti altri, fu accusato di crimini di guerra dal Tribunale Militare di Norimberga. Ma grazie alla tua testimonianza, l'ambasciatore fu assolto. Ci fu un lungo, interminabile abbraccio quando ti raggiunse a Parigi, dove Pio XII ti aveva destinato a quell'importante nunziatura. Nel 1953, ormai anziano ma ancora lucido e vitale, diventasti patriarca di Venezia. Eri convinto che sarebbe stato il tuo ultimo incarico, ma Dio non smetteva mai di pensare a te. È il vento. Oh. Lo prendo io! Loris, dovete stare attento. Voi siete così magro che prima o poi volerete come il cappello. Grazie. Eminenza. Noi altri lavoriamo all'arsenale. Vogliamo ringraziarvi per tutto quello che state facendo per noi. Io non ho fatto niente in particolare. Voi ci avete dato speranza. La speranza che la nostra fabbrica non verrà chiusa. Dio vi benedica, figli miei. Abbiate fede. Grazie, Eminenza, grazie. Grazie. Ci vorrà proprio l'aiuto di Dio per tenere aperta quella fabbrica. La vostra visita all'arsenale ha avuto la prima pagina. Guardate. Come siete venuto bene in foto? Non lo so. Diranno che ho incontrato gli operai solo per mettermi in mostra. Oh, no, Eminenza. La verità è che il ministro del lavoro adesso ha preso atto dei problemi di quella fabbrica. Anzi, per scongiurarne la chiusura, io pensavo di chiamare un mio collega a cui potreste rilasciare un'intervista alla televisione. Ex collega? Siete il mio segretario adesso. Dio mi perdoni per questa similitudine, ma alla fin fine gli apostoli si occupavano di diffondere la parola di Dio. In televisione? Oh, no, ma... Piuttosto... Ditemi, a che ora è previsto l'arrivo? Di Monsignor Carcano? Sì. Non è oggi, è per domani alle 11. Questo incontro vi preoccupa? Oh, sì. Voi non vi sentireste un po' in ansia se doveste rivedere un amico dopo tanti anni? No, se fosse davvero un amico. Sono io, Nicola. Come non ti ricordi di me? Di qua! È mia, è mia! Grazie, amici! Grazie! Nicola,
Sono cambiate tante cose, è vero. E forse non avrei dovuto venire, ma... Ciò che è veramente cambiato è che non sei più un prete. Tu sai che non è stata certo una mia decisione. Mai l'avrei voluto. E da allora ho avuto grandi problemi, anche economici. Nessuno mi ha dato lavoro. Sopravvivo con delle lezioni private e delle conferenze che tengo ogni tanto, ma... Hai bisogno di soldi? No. Vorrei solo incontrare Angelo. Non sono mai riuscito a mettermi in contatto con lui. Pensavo che forse per te è più facile avvicinarlo. Potresti dargli questa lettera? Pietro, c'è l'indirizzo della pensione dove abito. È importante per me. Ti prego, fagli avere la mia lettera. Sì. Ora non posso trattenermi. Scusa, devo andare. Devi avere pazienza. Fatico così tanto a camminare. Ma tu, invece, guardati. Ah. Sembri agile come un tempo. Lo sai che l'apparenza inganna. Ah. Non mi sono ancora congratulato con te, caro patriarca. Oh, lascia stare. Sai benissimo che è una prigionia. Una prigionia che vorrei sperimentare. E non è per contraddirti, ma mi sembra che tu ti muova liberamente qui a Venezia. Se fosse davvero così, Pio XII non ti avrebbe chiesto di venire qui a rimproverarmi, giusto? Andiamo. Per non parlare della tua apertura ai socialisti. Hanno addirittura tenuto il loro congresso qui a Venezia. In pratica è come se tu gli avessi dato la tua benedizione. Quasi sempre... La tolleranza arriva più in là della frusta. E poi sono stato chiaro, l'edificio sociale non può essere costruito prescindendo dalla lezione del Vangelo. Sì, ma se il comunismo prospera, inevitabilmente la religione arretra. Per questo è necessario instaurare un dialogo. Credo che si possa essere religiosi anche senza mai pronunciare il nome di Dio, se si agisce per il bene dell'umanità. Tu sei impazzito, Angelo. Forse passi troppo tempo con il cardinale Montini. Ah. Sai cosa pensa il Santo Padre del suo operato? Quello che pensa del mio, probabilmente. La verità è che o si sta con Cristo o si sta con i suoi nemici. Vi prego, Eminenza. Cristo non ha mai parlato di nemici. È vero. Sono gli uomini che parlano di inimicizia, Mattia. Discomunica. Al povero Nicola... È proibito persino affacciarsi in una chiesa ormai. Riesci a immaginare quanto dolore gli arrechi? L'hai più incontrato? No. Le mie gambe sono lente, ma la mia testa corre veloce verso il passato. Quando eravamo giovani, eravamo così diversi noi tre. Nicola, sempre così audace, e tu, così prudente, e io nel mezzo. Sono vecchio ormai. Ma non mi è ancora chiaro chi di noi fosse nel giusto. All'alba
Roma di oggi, giovedì 9 ottobre 1958, Pio XII si è spento nella sua residenza di Castel Gandolfo. Due giorni di angosciosa incertezza prima del trapasso. La gente affluiva alla villa papale ansiosa di notizie. Tutto il mondo era al servizio della cristianità per il suo padre spirituale. Il cardinale Tissera, attuale decano, arrivava per assumere temporaneamente i poteri della Chiesa. Il conforto della fede era recato dai cardinali. Pio XII era uomo fra gli uomini, vicario di Cristo pur nella sua santa operosità, ma adesso è giunta l'ora dell'ultimo viaggio terreno del pontefice. Roma attende il suo padre spirituale. Augusto, ho chiesto che preparassero un vassoio per sua eminenza. Monsignore, il cardinale Roncalli voterà per eleggere il Papa al conclave a Roma. Ma quanti sono i cardinali che votano? 51. 51? Mm-hmm. In fondo sono pochi. Quindi, mentre Sua Eminenza voterà per qualcuno, qualcun altro potrebbe votare per Sua Eminenza. Sì. E allora? Ecco, allora Sua Eminenza potrebbe diventare il nuovo